Buongiorno, sono di Italia in Friends, Antonio Pistillo, ambasciatore di Sapere e Sapori dalla Puglia. Siamo per un evento che si realizzerà il 23 maggio di questo mese come dimore storiche. Siamo in compagnia con la professoressa De Toma che ci spiega un po' lo spirito di questa iniziativa. Prego, professoressa. Salve, buongiorno. Questo è il corso di laurea in conservazione e restauro dei beni culturali dell'Università degli Studi di Bari, Dipartimento Scienza della Terra e Geoambientali. I ragazzi frequentano questo corso quinquennale per abilitarsi alla professione di restauratori e nell'ambito delle attività didattiche è previsto un numero di ore dedicato ai laboratori e al cantiere. In questo caso è stato scelto questo cantiere a Bisceglie, appunto, di una coffee house, di un'antica dimora storica, purtroppo ormai non più esistente. Ne rimane il giardino e questo delizioso, questa deliziosa coffee house che appunto riporta all'interno dei dipinti murali. La struttura è della metà dell'Ottocento. È stata costruita probabilmente in concomitanza con la costruzione del monumento del Calvario a Bisceglie, sempre di quell'epoca. Se ne conosce il pittore, l'artista che appunto ha realizzato i dipinti murali, e si tratta appunto del Santoro, noto anche in altre circostanze per aver dipinto in dimore storiche, sempre a Bisceglie. I ragazzi sono del terzo e del quarto anno e si stanno occupando sia della pulitura della parte esterna della struttura in forma neogotica. Si tratta di intonaci e materiali in stucco. Stiamo procedendo con un trattamento biocida per l'eliminazione di attacchi biologici abbastanza consistenti sulle superfici, mentre all'interno si stanno svolgendo tutte quelle operazioni tipiche di un restauro su dipinti murali, ovvero pulitura, consolidamento, consolidamenti di profondità degli intonaci, sino ad arrivare poi alla fase finale che è il ritocco pittorico. Naturalmente il 23 sarà possibile far visita in questo cantiere attivo, ci saranno gli studenti a disposizione per spiegare insomma, anche rispondere a tutti i quesiti e le curiosità dei visitatori. Sì, certo, è un'iniziativa interessante anche perché noi siamo abituati a vedere i musei, a vedere tant'altro esposto al pubblico, però dimore che sono nascoste, si può dire, da privati, molte volte non le vediamo. Grazie a questa associazione delle dimore storiche riusciamo a vedere, a far entrare il pubblico in queste dimore. Lei come ritiene diciamo, questa fase iniziale? Perché penso che sia un inizio questo. Ma in realtà stiamo lavorando da febbraio, quindi ovviamente compatibilmente con tutto quello che sta succedendo a causa di questa pandemia, purtroppo ci hanno fermato più volte il corso, le lezioni, però stiamo procedendo da febbraio e sinceramente siamo anche a buon punto, poi anche grazie alla disponibilità del dottor Lanotte che appunto ci ha messo a disposizione questo luogo per poter effettuare questa attività didattica. Ok, allora ringraziamo il dottor Lanotte e complimenti per questa iniziativa, buona giornata e buon lavoro. Ci vediamo il Grazie. 23 con il pubblico e tutto Perfetto, quanto. e le Grazie. nostre studentesse che saranno a Grazie. vostra disposizione. Grazie.